Radio Notte Stereo. Buonasera. Caffè con entra sempre di più nel vivo. Portiamo sempre ai nostri microfoni vere e proprie testimonianze, tasselli importanti della radiofonia. E quindi non poteva mancare di certo Gianni Porcelli. Buonasera, buonasera. Gianni Porcelli è una firma del giornalismo italiano, tanti anni in Rai, però prima della Rai c'è stata Radio Partenio. Probabilmente da un punto di vista proprio della mia professione, del mio mestiere, è sicuramente l'amore più importante sul piano professionale della mia vita. Quando è nata Radio Partenio? Radio Partenio nasce nel 1976, ma io avevo già avuto, perché nel mio periodo milanese, avevo avuto già un approccio con Radio Milano International. Adesso ti do una chicca, perché credo che a livello di radio private, già nel 1975, forse sono stato il primo a fare una telecronaca da San Siro, Milan-Inter, che trasmettemmo all'epoca per Radio Milano International. Poi sono rientrato ad Avellino e allora a quel punto, insieme ad altri amici, fondammo insieme ad 8 amici Radio Irpinia. Non so se avete avuto già qualcuno di Radio Irpinia. C'era già Radio Avellino, che è stata probabilmente la prima emittente. Radio Irpinia è stata forse la prima a fare autenticamente, veramente informazioni. Quindi Radio Partenio viene dopo? Radio Partenio viene nel 1976, perché io mi distacco da Radio Irpinia e insieme a 4 amici, c'era anche mio fratello, fondammo Radio Partenio, che poi ho acquisito da solo, perché all'epoca c'era una mentalità diversa, cioè all'epoca la radio si faceva per hobby e si faceva anche per sperimentazione. Io volevo farlo, avendo anche, diciamo, una mentalità milanese, io volevo farmi un'attività, e infatti mi distaccai e la presi da solo. A un certo punto fare radio è cambiato, ci voleva l'imprenditore, ci volevano investimenti. Se tu non fossi stato chiamato dalla RAI, sì, no, ma pensi, io già facevo... pensi di aver fatto un discorso del genere? No, di io ho fatto, la tua discorso, radio... ho fatto un discorso del genere, ma perché ero spinto anche dalla mia... Io già facevo il giornalista, quindi venivo già da Milano, dove ho già fatto... No, io dico come radio. Cioè, come radio, parla... come radio, volevo fare la radio, però da imprenditore, appunto, da imprenditore, avendo il vantaggio di fare anche il giornalista. Allora, le radio che ad Avellino, tu mi hai citato Radio Irpinia e Radio Avellino. Radio Irpinia, qui è venuto il dottor Gennaro Bellizzi, ci ha raccontato qualcosa di Radio Irpinia. Sì, lui era uno dei, è venuto molto dopo di me ed era uno dei collaboratori. Noi eravamo i proprietari ed eravamo quelli proprio i primi 8, però ne sono passati tantissimi. C'era anche Antonio Di Nunno. C'era Tonino, che poi ho ritrovato in Rai, e Tonino è stato sicuramente uno dei motori di quelle iniziative. C'era Antonio Carrino, c'era Gianni Frisetti, non so se ricordi, c'era Carlo Silvestri, c'era Peppino Impagliazzo, i primi, e fra i primi proprio a fare attività, diciamo, da giornalisti sportivi, perché seguivamo l'Avellino, che all'epoca era fra Serie B e Serie A, quindi sono stati gli anni d'oro dell'Avellino, c'erano Nicolino Cecere, c'era Leondino Pescatore, c'era Gabriele Ferrante, c'era un giovanissimo cronista che era alle prime armi e che si chiamava Pierpaolo Marino. Cioè, faceva anche l'arbitro, e ci hanno raccontato che poi fu radiato per infierire l'arbitro con scarso successo. Però era uno che aveva passione, già si capiva che aveva passione, che si informava, che poi è stato anche... voglio dire, baciato dalla buona sorte, perché fu acquisito dall'US Avellino con l'allora commendatore Iapicca, molto amico della madre. Quando morì il padre, lui subentrò nell'US Avellino come aiutante dell'allora addetto stampa, professor Pescatore, e poi comunque c'è rimasto con vari ruoli e con Sibiglia, che l'ha definitivamente lanciato. La serie per l'Avellino, per le radio, fu... Io ho seguito ho fatto tutte le radiocroniche dell'Avellino in Serie A, tutti i 10 anni. E ti dico di più, a Radio Partenio, che è stata proprio la mia radio,
avevo negli anni belli, negli anni mitici, avevo due collaboratori di eccezione che si chiamavano, anzi tre, si chiamavano Stefano Tacconi, Giuarì e Beniamino Vignola, perché Stefano Tacconi e Giuarì mi facevano una trasmissione il giovedì mattina, attendi a quei due si chiamava, mentre invece Beniamino Vignola ogni venerdì pomeriggio era una trasmissione molto più calcistica, molto più tecnica, meno effervescente e collaborava con me. Poi ti dirò degli aneddoti abbastanza. Appunto, cioè, quello volevo sapere. La radiocronaca Beh, va più bene, forte, quella che le radiocroniche ricordi. erano molto avventurose perché veramente eravamo in un'epopea da pionieri e non c'erano. Allora, per i giornalisti delle radio private, che poi fra l'altro molti dei ragazzi non erano nemmeno iscritti all'albo e quindi non avevano accesso alle sale stampe, allora le radiocroniche si effettuavano con dei baracchini, si effettuavano con degli escamotage, con degli attacchi telefonici spesso piuttosto fatti con qualche trucchetto. Insomma, non avevamo qualche società, era sicuramente indisponibile e non ci vedeva di buon occhio. C'era anche l'ostracismo della RAI che non vedeva bene questa intrusione. Comunque, io ho fatto delle telecronache addirittura da, non ricordo, non scorderò mai, una famiglia di Genova, perché Marassi all'interno all'epoca Sì. aveva proprio i palazzi che davano sul campo, e io ormai avevo, portando delle nocciole e delle castagne, produzione irpina, ad una famiglia di origini irpine che viveva in un palazzo del genere, io ogni anno facevo la telecronaca dal loro balcone. Insomma, questo è stato un periodo che abbiamo attraversato tutti. Però ti voglio dire che insomma c'era, e fra l'altro fare le radiocroniche in trasferta costava. Siccome tutte le radio private all'epoca si basavano molto sul volontariato, io ero uno di quelli che probabilmente andava meglio da un punto di vista pubblicitario, ma comunque le spese erano tante perché non pagavi i ragazzi, ma fra telefono, fra energia elettrica, fra quelli che erano i dischi perché bisognava trasmettere in vinile, insomma ce n'erano di parecchie, però c'era uno spirito di collaborazione. Io credo che veramente se parli con tutti quelli che hanno fatto radio privata, ne hanno tutti un ricordo di assoluta solidarietà, di grande afflato, di grande amicizia. Perché era anche aggregazione vera e propria. Intorno alla radio si creavano vere e proprie comitive, veri e Era propri un punto di affetti e ritrovo, anche era un amori. punto di ritrovo. Io avevo una radio dove, su due appartamenti, ma che non mi erano necessari, ma erano necessari per tenere insieme un centinaio di ragazzi che tutto sommato brancolavano, tutto sommato giravano su quell'emittente. Poi fra l'altro nel 1980, subito dopo il 23 novembre, la mia radio da Tripalda, che era in un palazzo, in una mansarda molto bella e molto grande, fu reso inagibile. E adesso ti cito un bel episodio. Fu reso inagibile, dunque non potemmo trasmettere per circa un mesetto. Io allora a quel punto, avendo anche dei problemi di impegno anche professionale, perché avevo delle pubblicità da dover comunque in qualche modo trasmettere, acquistai la prima radio sorta ad Avellino, Radio Avellino, che era in crisi e che aveva chiuso le trasmissioni. E quindi mi trasferii con tutta l'emittente, con tutti i ragazzi che mi seguirono, da Tripalda a Via Avellino. Tagliamento. Il 23 novembre l'Avellino, se ti ricordi, aveva vinto con l'Ascoli. E subito dopo quella partita ci vedemmo proprio sulla radio con Beniamino Vignola e con Franco Ipsaro, perché volevamo andare a Salerno a festeggiare. Quando alle 7:35 arrivò il terremoto e ci colse proprio in questo sesto piano. Io non so come siamo riusciti a guadagnare l'uscita, perché abbiamo fatto sei piani a piedi con le scale che comunque crollavano. Beniamino Vignola e Franco Pizzaro sono stati ospiti di mia madre per una decina di giorni, perché anche la loro casa a Mercogliano era stata lesionata e quindi non riuscivano, soprattutto Beniamino Vignola aveva paura, e si è creata da allora un'amicizia incredibile. Tuttora resiste, tuttora ci vediamo, anche perché era stato proprio l'evento tragico che comunque ci aveva molto uniti. Le persone nelle trasmissioni sportive,
C'era qualche trasmissione sportiva con la telefonata. Ce n'erano tante. Io, E partecipavano le persone, c'era un coinvolgimento. la mia radio non faceva notiziari, faceva sport e musica. Per lo sport ovviamente io avevo magna parsa perché comunque c'ero io, ma c'erano anche altri collaboratori, c'era Carmine Rosco che è nato con me, Carmine, sì, lo sì, salutiamo. c'era Alfonso Scarinzi che era alle prime armi e che faceva un po' di giornalismo, c'era Lillino Sorrentino che tenevo sulle rate, facevamo, poi, insomma ce n'erano parecchi di personaggi che ruotavano e comunque io facevo parecchie trasmissioni sportive, facevo fare pure a Carmine molta roba e comunque chiaramente si prevedeva l'intervento dei tifosi. Le radio erano seguitissime, io credo ancora di più delle televisioni private. Le radio avevano un ascolto pazzesco e c'era questa la filosofia dei messaggi e delle dediche, che era un mondo abbastanza singolare, anche probabilmente molto leggero, ma comunque estremamente sfizioso. Una partita che ricordi dove c'è stato proprio qualcosa, un episodio particolare in Beh, trasferta. ti dico, non, io sono stato un protagonista involontario, nel senso non ero io a fare la radiocronaca. C'è stata una partita a Firenze, Fiorentina-Avellino, dove che cadeva il 14 febbraio. Io mi ero appena fidanzato, la mia fidanzata dell'epoca mi imponeva di non allontanarmi il 14 febbraio, quindi non sono potuto andare a Firenze. Non ho trovato, c'era con me, c'era anche Gabriele Ferrante che all'epoca collaborava, Gabriele pure lui era impegnato, quindi io ho mandato, perché si era proposto, mio fratello, che comunque è giornalista. L'ho mandato a Firenze, ma lui non aveva esperienza, però si era proposto, quindi l'ho mandato a Firenze a fare la telecronaca. Io non dimenticherò mai, fare una telecronaca o fare una radiocronaca è più appropriato. Non è semplice, devi avere ritmo, devi avere terminologia, devi avere conoscenza. Mio fratello non l'aveva perché non l'aveva mai fatta, è stata la prima volta. Io ricordo quella radiocronaca perché fu per me tragica, perché io ero da quest'altra parte a sentirla e io sentivo, è una radiocronaca fatta in questo modo, Antognoni, silenzio. Mi insegnerai che 10 secondi in radio è un'eternità, perché Certamente. in televisione hai il supporto delle immagini che coprono, in radio 10 secondi di silenzio è un'eternità, è tragica, si avvertono, si sentono, è un peso dall'altra parte. Mio fratello Antognone, lo dico con un affetto pazzesco perché ci rido ancora sopra, ne ridiamo ancora. Dice Antognoni di somma, non so chi giocava all'epoca con la Fiorentina, ancora Antognoni. Desolati, mi A un sembra. certo punto, gol! Tutta la città che Allora segnare la esultava, Fiorentina. cioè, dopo 10 secondi, ha segnato la Fiorentina. Allora. Poi, fra l'altro, la perla famosa di questa radiocronaca fu quando a un certo punto disse: Antognoni galoppa, palla al piede al piccolo trotto nel cerchio di gioco. O galoppava, andava al piccolo trotto, se mai capito. Ma comunque, erano cose così. A me, ad esempio, in una radiocronaca da Catanzaro, io la facevo insieme a Mimmo Rosso, a Mimmo Rossi, che la faceva per Radio Alfa. A un certo punto le linee si sono intrecciate, non so che cosa è successo. E io mi sono leggermente. Lui era spaventato dall'altra parte. Io non capivo perché sulla mia radio andava la voce, mi tornava il ritorno di Mimmo Rossi. A un certo punto mi sono distratto. Stavo facendo anche la radiocronica, non volevo perdere ritmo. A un certo punto mi scappa un botta alla palla, che per me resta una chicca incredibile. Dissi botta alla palla, perché stavo parlando con lui, mi sono distratto, botta alla palla. Cioè, insomma, ci sta da dire, però voglio dire, io penso che la radio privata, la radio innanzitutto, è il mezzo migliore perché non hai immagini, è quello che dici e quello che tieni, o lo hai dentro, o se no, insomma, non c'è alternativa. La televisione è molto semplice. Qual era la trasmissione musicale che era più seguita della tua emittente? Nella mia emittente c'erano. C'erano Mimmo Piano, il funzionario del comune, che mi faceva un notturno, che so che tu prediligi particolarmente, mi hanno detto, Sì. che era molto seguito. Mimmo era molto affabile, era molto
molto fascinoso anche come personaggio, insomma, teneva un buon seguito anche femminile. Trasmissioni che faceva spesso pure Carmine Loscolo di musica, era molto bravo, forse più ancora che fare calcio. C'era Nicola Pascucci, che non so se tu hai avuto modo mai di sentirlo in radio, molto bravo. Insomma, io avevo 40 collaboratori, quindi immagino. Poi, i primi tempi, ho avuto addirittura Umberto Valentino. Ti dico di più, Mario Zamma, alla prima volta che ha preso un microfono, l'ha preso Radio a Radio Partenio. Quindi, insomma, c'era un bell'allevamento. La radio era una cosa ambita comunque. Ma all'epoca era l'unica. Le televisioni sono arrivate nel 78. Lo so, però E dico, anche quindi, quando c'erano le televisioni, sì, la radio fino ai rimaneva primi anni qualcosa che 80, faceva fino ai comunque. primi anni 80, fino all'82-83 il boom delle radio. Poi hanno iniziato le televisioni e si sono imposte perché chiaramente anche la televisione dava più visibilità e quindi ovviamente era più inseguita. Ti dico di più. Però la radio aveva un pregio, perlomeno la radio in quei tempi, che penso che sia stato limitato al nostro territorio, ma credo che sia comunque stato un fattore generale. Cioè la radio ha avuto il pregio di affidare il microfono comunque a gente che doveva guadagnarselo, perché poi c'era competizione, perché le radio hanno parecchie. Oggi come oggi, te lo dico con grande rammarico e forse con il difetto che abbiamo noi anziani, io posso dire che sono anziano. Allora, oggi come oggi, purtroppo, il microfono si affida a chiunque. Cioè, oggi come oggi, io vedo una categoria di giornalisti nuovi che non mi convincono per niente, ma non è che posso fare il maestro, insomma, lo dico perché è così, perché prima gente Ma che ne parli usciva. dall'alto della tua esperienza. No, non lo dico perché gente che è uscita da quegli anni non li vedo più all'altezza dei predecessori. Secondo te, da che dipende? Dipende dal fatto che ci si avvicina con meno passione, si vuole arrivare subito. Cioè, la radio ti permetteva una gavetta, ti permetteva anni e anni comunque, non essendoci fra l'altro remunerazione, difficile che ci fossero soldi che circolavano, c'era soprattutto passione, c'era entusiasmo, c'era voglia di stare insieme, c'era la voglia di competere con quello dell'altra radio che faceva magari una trasmissione simile, le radiocroniche le facevamo io, Mimmo Rossi, Leondino Pescatore, e c'era competizione tutto sommato. Adesso invece vai in una televisione privata e ti ritrovi il primo pischerlo di turno a cui danno un microfono e che si sente autorizzato pure a dirti, magari io lo vivo anche sulla mia pelle, ma tu da dove arrivi? Cioè non è che uno arriva da niente, però arriva da vedere ad esempio l'Avellino, da seguire il calcio dai 14 anni, ma quando io avevo 14 anni era il 1962 e arrivi a fare una determinata carriera intorno ai 35 anni poi inizi a decollare. Invece adesso, 20 anni, ti danno il microfono e vai allo sbaraglio. Tant'è vero che assistiamo a quelle che in questo momento è la degenerazione del giornalismo avellinese, per cui ci stanno i tacchini, ci stanno quelli che non sono tacchini, ma questo dipende anche da queste cose. Questo comunque fa male alla persona stessa, cioè al ragazzo stesso, questo fa male, perché meglio emergere qualche anno dopo No, che essere buttato così allo sbaraglio. però è vero pure che comunque, ti ho detto, cioè, come chiamarla, Quella selezione che quella c'è. covata, quella selezione non c'è stata più. Io ti potrei citare gente che poi ha fatto, scrive, poi fra l'altro io credo che sia necessario saper scrivere. Saper scrivere ti Certamente. comporta pure saper parlare. Puoi parlare, però non puoi avere dizione, non puoi avere, ti può mancare, ma se ti manca il vocabolario tu non puoi nemmeno. Questo è naturale. Io dicevo l'altra volta con Rocco Ciuoli, che è stato ospite qui in questo studio, il fatto che la radio aveva grandi contenuti, aveva grandi Io ho personaggi. Ad tenuto per 10 anni. Avellino mancava forse solo il fatto di essere circoscritta alla provincia. No, Forse è vabbè, mancato questa però dell'avellinese. Avellino città in Campania, ad esempio, è stata sicuramente la fucina più prolifica di giornalisti in quell'epoca. Potrei citare Nacchettina Urgemma, Peppino Pisano, Tonino Di Nonno, Nicola Cesare. Tutti grandi. Gigi Marzullo, prima a Radio Irpinia, Gigi Marzullo abitava al quarto piano in Corso Europa dove noi tenevamo la sede.
scendeva da casa e veniva nella radio. Gigi era uno, lui non voleva fare il giornalista, lui voleva fare, perché all'epoca esisteva in televisione la figura dello speaker, cioè quello che tu gli prepari il telegiornale e lui non fa altro che leggerlo. Tant'è che forse è stato l'unico all'epoca, e quindi è un grosso merito, ad aver fatto un corso di dizione. Poi però, siccome per essere assunto in Rai dovevi essere un giornalista professionista, lui comunque si è peritato di entrare al mattino, dove comunque non era, insomma, il giornalismo scritto non era per lui, ed è attraverso, probabilmente, lasciamo stare, ma non, questo non mi formalizzo per questo, attraverso qualche appoggio politico è arrivato in Rai. Ma comunque è diventato in questo momento, volendo o nolente, discutibile o non discutibile, è diventato comunque il capo struttura della cultura, Alla Rai, sì. Alla Rai. E non mi pare, insomma, roba e da questo poco. Per noi di Avellino ci fa onore, certo, comunque. È certo. In quanto è sempre bello seguire le trasmissioni di Gigi. Pionati, Francesco era uno che ha iniziato con le radio, uno che ha iniziato con le prime televisioni. Però c'era, tu hai detto, c'era una scuola, c'era una prima spinta, adesso non c'è spinta, adesso c'è la voglia di visibilità, e per cui vai in televisione perché ti danno il microfono. Radio Partenope faceva il radiogiornale? Facevamo dei radiogiornali, però il radiogiornale è bello, devo dire, era quello che faceva Radio Spina. Chi li leggeva? No, lo leggeva Carmine, lo leggeva a volte pure io, c'era Ranieri Aquino che pure lo leggeva, ma c'erano vari, non erano, compreso me, non eravamo comunque dei professionisti. Io magari lo sono diventato con il tempo, però resta da dire che il miglior radiogiornale, il migliore secondo me, lo faceva Radio Irpinia sicuramente, ma perché aveva gente che comunque faceva, cioè mentre a Radio Partenio c'ero io che ne ero anche il proprietario, che facevo anche attività giornalistica, a Radio Irpinia c'erano 4-5 personaggi che erano comunque giornalisti, che comunque già vi scrivevano da tempo, Carlo Silvestri, c'era lo stesso Tonino Di Nunno, c'era Peppino Impagliazzo, c'era gente che sul faceva sul tuo profilo questi. Io ho visto una foto, sì, una squadra di Radio Irpinia sul campo B, sì, di Avellino, sì, sì, sì. Si trattava di un torneo? No, di partite che facevamo fra noi, c'era Nicolino Cecere, appunto, c'era Tonino Di Nunno, non so se hai visto, Tonino, sì. C'era Carlo Silvestri, c'era Dario, non lui so. Nella foto è solo accanto a te. Sì, io avevo 24-25 anni. Fatto, dai, i capelli sulla fronte. Tanti capelli, io ero un capellone. Mi ricordo il tuo maggiolone nero o bianco? No, quello che ai tempi di Radio Partenio era nero. Nero? Era nero. Invece adesso bianco, sempre perché mi piacciono le macchine d'epoca, ho una vecchia Saab che tiene 25 anni. E che comunque è un cimelio a cui sono affezionatissimo, insomma, fra l'altro la tengo anche in ottimo stato. Però torniamo alle radio, che vuoi sapere? Sì. Dimmi, che vuoi sapere? Allora, voglio sapere, pensi di aver sbagliato qualcosa quando no. Hai fatto radio, oppure pensi di aver fatto tutto ancora, in modo giusto? Ricevo ancora. O c'hai un rimpianto? No, il rimpianto non avrei potuto continuare, ma perché comunque avevo io... Ho iniziato con la Gazzetta dello Sport, ma ti parlo del 1970, quindi mi sono trasferito a Milano, che avevo già intorno ai 20 anni. Però quindi avevo scelto questo come sono un privilegiato, non perché ho guadagnato, perché non ho guadagnato. Il mio cruccio è che probabilmente mi do un merito e un demerito contemporaneamente, il mio cruccio è che con la mia testa avrei potuto fare molto di più. Però era la mia passione, quindi ho fatto questo, sono già per questo un privilegiato, per aver potuto fare quello che avevo scelto. Però il mio cruccio è di non aver potuto continuare, perché quando poi sono tornato, la Rai mi impose, io tenevo Radio Partenio e Radio Avellino, mi impose, perché per la Rai si fa un contratto in esclusiva, perlomeno all'epoca, mi impose di chiudere. E quindi ho chiuso, forse nel momento in cui quasi tutti, c'è stato poi comunque il giro di vita, c'è stato comunque un passo in più, perché bisognava mettersi in regola, perché bisognava iniziare a pagare la SIAE, cosa che invece noi non facevamo, era molto controversa per parecchi anni la cosa, se la SIAE bisognava versarla o meno, ma siccome non eravamo regolamentati, quindi diventava pure problematico per la SIAE stessa pretendere un rimborso. Poi comunque le frequenze diventarono una vera e propria miniera d'oro. Io le ho perse tutte e ne avevo 4 che erano fra le migliori, avevo 104, 199, 99, 500, erano probabilmente le migliori che c'erano. Ci sono stati network che hanno pagato sì, oltre sì, 100 sì, sì. Ma io ho chiusi e quindi le ho perse tutte. Che ne pensi della legge Mammì, Gianni? Senti, non so
onestamente mi prendi in contropiede perché non conosco i dettagli. Sicuramente però io sono stato uno interno alla RAI, sono stato un giornalista della RAI, io sono molto rammaricato perché la RAI ha perso centralità, cioè la RAI ha perso molto, l'avvento comunque di Mediaset, perché la legge Mammì fu fatta anche per favorire Mediaset, è stato comunque assolutamente deleterio perché c'erano anche in quel momento, ovviamente hanno prevalso fattori politici. Io penso che comunque il grande inghippo di questi tempi siano invece Sky. Adesso è di ieri la notizia che i diritti TV sono stati presi da una società spagnola. Allora, Sky è l'autentico grande fratello. Sky adesso sta protestando, ma se tu vedi anche il campionato di Serie A in corso, è determinato dai ritmi Sky, cioè il campionato spezzatino, il calendario spezzatino, ma ti sembra una cosa seria? Cioè, 5-6 partite spalmate, e poi la Serie B, ci sta un'offerta che comunque distoglie. Cioè alla fine non ti fa concentrare. Io penso che quelli che erano i programmi cult di un tempo, il 90° minuto, tutti i calci del 90° minuto, che hanno perso comunque ascolto e spessore, erano probabilmente gli ascolti migliori che teneva la RAI. E fra l'altro hanno forgiato decine e decine e decine di giornalisti. Volevo chiederti, tu che sei stato in RAI, magari puoi capire meglio certi meccanismi, il fatto che la RAI non ha preso i mondiali perché non c'era l'Italia, è un autogol o doveva andare così perché è giusto così? Ma no, sono anche volontà politiche. Cioè, se tu alla RAI si fa l'addebito di avere la pubblicità, nonostante sia un servizio pubblico, ma il servizio pubblico ci sta un'ipocrisia totale, perché i proventi della RAI, sì, sono proventi della RAI, ma molto spesso, soprattutto negli anni passati, e il governo beccava anche i proventi della RAI, cioè determinate politiche hanno fatte anche con i soldi della RAI. La RAI è fra l'altro è soggetta comunque, fa delle cose assurde, tipo i contratti che si fanno principeschi, che si fanno ai Fazio, che si fanno ad altri, però la RAI in organico ha 1200 giornalisti. Ti garantisco che fra i 1200 giornalisti, perché ci sono quelli di tutte le testate, ci sono quelli soprattutto delle testate regionali che sono 21 e che lavorano anche per le testate nazionali, ma sui 1200 giornalisti, perlomeno la metà è gente brava, gente preparata, è gente che ha passione, è gente che ha mestiere. Eppure si prende il direttore che viene dal giornale, si prende il direttore che arriva magari da un ex parlamentare, la stessa commissione di vigilanza è fatta da politici, non è fatta mai da gente del settore. È come quando tu dici oggi direttore sportivo in una società di calcio, non voglio fare esempi vicini, è comunque gente che non ha mai fatto calcio. Mi pare una contraddizione in termini. Però per i giornalisti sportivi della RAI non avere i mondiali, come non vuol dire partecipare a una grande partita. Ti dico che si vive un sentimento di prostrazione, si vive un sentimento di mortificazione in RAI. Cioè tutti quelli che negli anni passati hanno avuto la possibilità, io ho avuto la possibilità di fare 3.000 telecroniche, 3.000 radiocroniche, quindi ho girato, ho acquisito, ho fatto esperienze, sono stato riconosciuto, io mi fermo a gente che soprattutto con Rai Sport, io sono uno dei fondatori di Rai Sport, perché quando iniziò Rai Sport non aveva una sua struttura redazionale, prese i giornalisti che facevano calcio, che facevano sport nelle sedi regionali, e quindi mi sono ritrovato a fare, probabilmente lo dico con molto orgoglio, al di là della Serie A che è facile conoscere, io sono uno di quelli più esperti forse per la Serie B e per la Serie C, perché ho fatto le radiocroniche. Ormai nessuno segue la Serie C. Ormai nessuno segue. No, forse adesso c'è Sport Italia che ha preso la Serie C e fa anche una bella trasmissione. No, nel senso che la seguono tifosi che hanno la squadra in Serie C, però era anche uno sfogo per i giornalisti delle sedi regionali. Adesso stanno tutti là, non dico senza lavoro, ma sicuramente con un impegno molto, ma molto ridotto. Che ne pensi del nuovo di Fabricini? Ah, senti, cioè io penso, vuoi che te la dica proprio tutta? Sì. Allora, io penso che quelli che hanno concorso sono stati giustamente, anche compreso il nostro Sibilia, perché Sibilia resta un problema, resta un politico,
E comunque io vedevo, ho visto male anche la sua designazione, perché io ritengo che lui doveva fare o il politico o quello. Se l'avesse fatto anche il massimo dirigente della federazione, probabilmente gli avrebbero contestato il fatto che era comunque una designazione politica. Quindi va bene così, ma poi ci metti Fabbrocini, il quale ti dice: io tengo una grande esperienza. Io penso che quel tipo di impegno, quel tipo di ruolo deve essere coperto da gente di calcio. Ma pure adesso non dico anche da un giornalista sportivo, ma prendi, ti posso dire, tanto per fare i nomi, non ce l'ho in questo momento designati, ma se tu prendi un Gianni Brera famoso e lo metti a fare calcio, sicuramente ne sa più di Fabbrocini. Certamente. Oppure metti Buffon, va bene, Del Piero, Totti, Maldini, cioè gente di caratura che comunque hanno fatto calcio, sanno quali sono i problemi del calcio. Anche questa puntata volge al termine. Avere qui in studio Gianni Porcelli, come dicevo all'inizio della trasmissione, una testimonianza, una vera e propria testimonianza. È stato davvero piacevole. E lo saluto e saluta Gianni, come Grazie, grazie dicevo. per l'ascolto. La radio resta sempre un'emozione, lo dico con grande convinzione, quindi grazie anche per l'invito. Amici e amiche di Radio Notte Stereo, buonasera. Nada sulle café, e mai niente ci fanno sapere. Non ci puzzamme famo, sanna tutta quanta, invece ci aiuta, ci può fare caffè, una tazzule, le caffè, ca sigaretta con papà non vale, che stanno chi ne sbaglia, fanno solo broia, se lisciano, se battono, se fanno.